Esperienza di Fabbrica Europa alla stazione Leopolda di Firenze, dove si cimentò anche con la videoarte. Fui selezionato da uno dei miei ex docenti di Brera. Oddio, selezionato non è la parola giusta. Mi consigliò di propormi alle selezioni, se non ricordo male, visto che sono passati un po' di anni, e il mio video fu accettato. Video con la quale presi anche un bel 30 in accademia, adesso che ci penso, e insomma ebbi anche la fortuna di essere selezionato e proiettato quella sera alla Fondazione Fabbrica Europa per le arti sperimentali. Tante le mostre nelle quali il talento del giovane artista irpino ha già avuto modo di farsi apprezzare, da Milano a Roma fino alle più recenti a Londra e da Viterbo al Festival di Drammaturgia Contemporanea Quartieri dell'Arte, dove le sue tele sono state la scenografia dello spettacolo teatrale dello slovacco Klimacek. Internazionale, c'era gente dall'Italia, Germania, Brasile, insomma da un po' tutte le parti del mondo, e io ero uno dei pochi italiani che erano presenti, e c'è stata anche una riconferma, se devo dirlo, quindi ci sarà anche una prossima, un prossimo passaggio. Quattordicesima edizione di Quartieri dell'Arte. Sono stato contattato per presentare alcuni quadri che avrebbero fatto da scenografia appunto alla pièce teatrale di Klimacek, autore slovacco, e ho realizzato delle tele abbastanza grandi. È stata comunque abbastanza emozionante e nuova come esperienza, perché un conto è vedere le proprie tele in una galleria e un conto è vederle come scenografia teatrale. Come spiega Tania Merenda, curatrice tra l'altro della quarta Biennale d'Arte dei Giovani Artisti Campani, nelle opere di Emiliano Stella non c'è il tentativo di dar vita ad un nuovo e facile futuristico linguaggio fatto di vuoti simboli pseudo-moderni, ma coesistono in maniera naturale, grazie ad un meccanismo impercettibile, elementi di un romantico passato, capace di rievocare molteplici atmosfere e bagliori di contemporaneità che ci proiettano immediatamente nel presente. La visione di Stella è quella di un artista che vive la vita come fosse un bicchiere di vino, di cui apprezzarne il colore, annusarne l'odore, assaporarne il retrogusto, sorseggiandolo lentamente o lasciandosi inebriare fino anche a star male. Ci sono delle caratteristiche che saltano subito all'occhio, e quindi c'è una certa scelta, non so, come può essere uno zigomo sporgente o può essere uno sguardo particolare o anche un gesto, appunto come questo qua, il modo di raccogliersi i capelli. Altre volte invece, quando c'è una commissione,
tenti di spingere il committente verso quella che sia la posa migliore. Quindi c'è una sorta di analisi del soggetto, una serie di scatti fotografici, quindi una ricerca di questo qua, e poi consigli, non è che consigli, anzi, vai a scegliere quella che più colpisce, quella che ha una caratteristica particolare, appunto, come dicevo, che può essere, non so, anche un semplice sguardo, ma fatto in un determinato modo. Un'altra caratteristica, insomma, particolare della sua produzione è sicuramente una certa ironia che pervade un po' tutte le opere. Un'ironia che poi ben si sposa con un certo spirito un po' beffardo della street art, irriverente, ecco, possiamo dire, della street art, del graffitismo, del writing. Ora, quindi, gesti del quotidiano, muri metropolitani. Però cosa c'è di ulteriore? Cosa c'è d'altro? La sua ironia che cosa esprime? La voglia di ridere. Io ho una voglia di ridere, anche se a volte sembro un po' cupo e soprattutto sempre arrabbiato, mi hanno fatto notare. Però c'è di fondo questo, un'allegria un po' nascosta che tento comunque di metterla su tela attraverso il colore, come i quadri di prima, o appunto nella street art attraverso un'immagine, perché poi appunto essendo essenziale giochi con un gesto. Questo per esempio faceva parte di un polittico, erano quattro pezzi che si concludevano con una linguaccia, era una sequenza, e si concludeva con una linguaccia, cioè nel senso era dallo sguardo un po' ammiccante, la posa un po' ammiccante con le dita tra le labbra che magari provoca un po' l'osservatore, poi alla fine c'è questo insulto, questa beffa o burla, insomma, nei confronti dell'osservatore. Concludiamo con una, diciamo, considerazione che forse un po' riguarda l'arte in generale oggi. Soprattutto i giovani tendono, come dire, molto fortemente a orientarsi verso, come dire, il virtuale, quindi la videoarte, le installazioni, mentre invece lei, probabilmente forte anche degli studi accademici, invece preferisce e sceglie ancora questo contatto con la materia, questo lavoro di ricerca sulla materia. Io penso che è quello che sopravviverà, quello che resterà nel tempo. Lei è d'accordo o in qualche modo comunque si sente attratto da queste forme di arte così, così immateriale, così evanescente, come tutto sommato sono evanescenti i tempi che stiamo vivendo? Ogni periodo rispecchia un tipo di arte e di espressione artistica. Questo qua è il periodo delle grandi tecnologie, quindi anche della videoarte e dell'installazione. Questo qua sembra un linguaggio legato al passato, ma in realtà non lo è, perché basta uscire in strada, guardarsi intorno, i muri sono pieni di segni lasciati da persone che appunto vogliono lasciare un loro commento, chiamiamolo commento, a chi verrà, a chi è di passaggio. Io non faccio altro che decontestualizzare quel segno, cioè toglierlo dalla strada e metterlo in galleria o a casa di qualcuno.